Le immagini del titolo dei Gallo, un titolo importante soprattutto in Sardegna. Guardate che clima, la sfida è per il titolo dei Gallo, l'europeo dei Gallo, e si sfidano nella riunione targata Promo Sport di Tonino Puddu, Maludrottu con il campione che è Frederic Patrak. Quindi categoria tra le più piccole, quella dei pesi Gallo, e c'è davvero un gran clima. Entra adesso Patrak, accolto dai fischi del pubblico della Costa Smeralda. Siamo in Sardegna, Olbia, più per l'esattezza al Geo Village. E siamo pronti ad assistere a questo bel match. Sarrizu e Maludrottu sono sicuramente l'orgoglio della Sardegna. Gran clima davvero. Siamo pronti probabilmente per sentire l'esecuzione degli inni. L'inno spagnolo per l'arbitro. L'arbitro è Vilas Müller. Adesso l'inno francese. L'inno francese per Frederic Patrak di Béziers, nato il 28 gennaio del 78, fatto registrare il peso di 52,5 kg. E adesso l'inno italiano.
Gran clima davvero al Geo Village di Olbia, dove avete visto un grande striscione con scritto Boom Boom Facci Sognare. Boom Boom chiaramente è Simone Maludrottu. Eccolo qua, che da tre mesi praticamente non ha fatto altro che pensare a questo incontro, anche se non è mai andato sul ring per affrontare un incontro sulla distanza delle 12 riprese. Questo è chiaramente un fattore che va considerato. Pugile che ha debuttato con Giovanni Delisi il 21 luglio del 2000 vincendo ai punti a Chivasso, ha perso una sola volta con Karim Ketun a Quartucciu il 7 dicembre del 2001, peraltro sconfitta ai punti contro un altro francese. Ha ottenuto il titolo italiano che era vacante dei Gallo proprio a Olbia per KO tecnico la nona ripresa con Emiliano Salvini, peraltro per infortunio. E adesso la grande sfida. Siamo pronti per assistere al titolo europeo dei pesi gallo sul ring del Geo Village di Olbia in Sardegna, dove Maludrottu va alla caccia della corona che appartiene a Frédéric Patrak. Patrak che ha subito in carriera 6 sconfitte, ha conquistato il titolo europeo e lo ha poi confermato con Guerol, David Guerol a Nancy. KO tecnico addirittura la prima ripresa con Guerol, che è andato giù due volte l'11 giugno del 2004. E siamo alla prima ripresa. Maludrottu, pantaloncini neri e color argento per Patrak sulla destra dei teleschermi, più sicuramente non tanto picchiatore ma con la mano pesante Patrak, invece una scherma molto più attenta, più tecnica quella di Maludrottu. Fasi di studio prolungate in questo avvio. Ha provato subito il sinistro Patrak, intervento dell'arbitro Muller. C'è da dire una cosa, che questo pugile francese si è preso praticamente un mese di, tra virgolette, vacanza da impiegato comunale ad HD, papà di tre figli Patrak. Ed è un personaggio in Francia, soprattutto dalle sue parti. Prova a due mani, si chiude in guardia Maludrottu, lascia sfogare l'avversario. Tra l'altro è già fissata la data per il prossimo incontro del vincente di questo match, perché è atteso infatti il confronto con lo sfidante ufficiale per il titolo europeo, lo spagnolo Karim Khibir, fissato per il 29 di ottobre. E tra l'altro un incontro che si dovrebbe disputare in Spagna. Nel pugilato è sempre meglio usare il condizionale. È un discreto avvio di Patrak. Comunque molto attento Maludrottu. Sostenuto da un gran pubblico davvero al Geo Village di Olbia. Cominciano i cori per Maludrottu, che non ha fretta, non si fa mettere addosso l'ansia.
Patrak probabilmente si è meritato la prima ripresa per qualche soluzione che ha portato a segno a metà del primo round. L'ultimo italiano che è riuscito a vincere in questa categoria è stato Castiglione nel 2000. È passato qualche tempo. Aspettare che ti metti i colpi lui dopo. Lo tocchi, vai via e rivieni. Entra ed esci, dicono all'angolo di Maludrottu. Questo è un buon sinistro proprio di Maludrottu che ha innescato la reazione di Patrak. Muller fa partire adesso il secondo round. Ricordo che i giudici sono Van de Ville, il belga, poi il lussemburghese Giacomo Antonio e il britannico Connor. Prende lui l'iniziativa adesso Maludrottu. Il gancio destro e poi il sinistro di Maludrottu. Adesso ci sono colpi importanti con Patrak che cerca di reagire, molto istintivo come pugile. Più sotto controllo sicuramente Maludrottu. Ancora con il destro, due volte. Buon secondo round per il sardo. Montante destro corto ancora di Maludrottu, che poi si protegge molto bene. Gancio sinistro ancora con il destro Maludrottu. Gran ripresa per il sardo, proprio di Olbia, nato il 4 giugno del 78, seguito da Egidio Pellegrino, il suo maestro da sempre, da 10 anni. Con il jab ancora, guardate com'è molto reattivo, entra ed esce, a differenza di quello che sosteneva Patrak, che riteneva l'avversario, dopo averlo visto in videocassetta, non in grado di retrocedere e quindi sarebbe finito col subire i colpi di Patrak, cosa che fin qui non sta succedendo perché si protegge molto bene e evita anche lo scontro quando non conviene. Patrak cerca ancora con modo di combattere un po' tra virgolette da strada, insomma molto istintivo, poco tecnico, è comunque lui il campione europeo. Bello il montante destro di Patrak, gran seconda ripresa. C'è stata anche una piccola reazione di Patrak. Comunque combatte molto con i nervi il francese. Pugile molto molto istintivo. Si lamenta Patrak, che viene richiamato anche dall'arbitro spagnolo. Ripresa per Maludrottu, credo. Un buon round davvero in generale, ma poi Maludrottu ha fatto vedere le cose migliori. All'angolo abbiamo sentito i consigli e anche gli incoraggiamenti. Siamo alla terza ripresa, campionato europeo dei pesi gallo.
sul ring di Olbia. Malu Drottul, beniamino di casa, i panni di sfidante contro Patrak. Ancora con il destro Malu Drottul. Ricordo la categoria dei pesi gallo con limite delle 118 libbre, 53 kg e 524. Prova al destro di incontro Malu Drottul, che poi deve lasciare sfogare Patrak. Chiaramente ci vuole molta pazienza in questo incontro, perché Patrak è un pugile che sa anche, insomma, provocare. Come vediamo, esce molto bene Malu Drottul con il destro. Poi sono colpi che non arrivano, il gancio sinistro di Malu Drottul. Colpi che non arrivano sono quelli di Patrak, ovviamente. Bravo in termini anche difensivi, non facile proteggersi da queste scariche di colpi. Sono pochi, sono poche le soluzioni veramente a segno per Patrak. Non bisogna farsi ingannare. Adesso torna a comandare al centro del ring Malu Drottul. Vedete che non ha fretta Malu Drottul, aspetta il momento giusto per partire. Cerca di far uscire allo scoperto l'avversario. Ancora con il destro Malu Drottul. Il destro di Malu Drottul. Comunque Guerol e Patrak hanno dato vita a quel derby d'Europa che l'Italia aspetta con Deli Paoli e Stefano Zoff. Forse questo round potrebbe anche essere per Patrak, comunque è un round molto molto equilibrato. Qui vediamo il gancio sinistro di Malu Drottul, schivali e rimessa su. Rimessa su, che si è protetto molto bene. 1, 2, lo devi tirare. 1, 2, 3, 4 pure. E vai a segno con 2, ne entrano 4 e 5. Chiaro, chiaro. Respira. Respira, tranquillo, tranquillo con la. Comunque l'atteggiamento è quello giusto. Siamo alla quarta ripresa, titolo europeo dei pesi gallo sul ring del Geo Village di Olbia tra Simone Malu Drottul, lo sfidante in pantaloncini scuri, pantaloncini neri, pantaloncini color argento e neri per il campione francese Frédéric Patrak. Viene l'arbitro spagnolo Muller. Intanto il pubblico partecipa sempre in maniera molto caratteristica. È entrato molto bene dalla corta distanza Malu Drottul.
si incrociano con il jab. Adesso va a vuoto Patrak, spreca dei colpi inutilmente. 1-2 di Maludrottu. Ancora con il destro, poi il montante destro, cerca di entrare con il sinistro Patrak in risposta. La seconda ripresa fin qui è stato il momento migliore del match. Prova ancora l'1-2 Maludrottu. Fin quando può impostare lui davvero diventa pericoloso. Ancora a costringere le corde Patrak. A vuoto il montante destro del francese. Si chiude molto bene Maludrottu. Allo sbaraglio direi Patrak, che sembra essere già segnato. Il jab di Maludrottu. Costretto ad indietreggiare. Adesso cerca di legare Maludrottu, prende tempo. Prova il montante destro Patrak. 1-2 di Maludrottu, ma trova i guantoni dell'avversario. Il destro ancora di Maludrottu. Ripresa per il sardo. Siamo all'angolo di Maludrottu. Non devi stare fermo, dicono all'angolo, non devi mettere i colpi e poi star lì a guardare. Non devi fare coglionate, lo devi toccare e andare via, insomma, non scappare, mettiti sulla parte. Questo commento è un po' eccessivo. Vuoto e tu rivieni dentro, lo devi mandare a vuoto. L'arbitro non ti ferma, devi rientrare. Ci siamo? Non aspettare. Respira. Lo vedi che sta sempre piangendo, cercando l'arbitro. Chiaro. E non c'è condizione. Un po' di ritmo, un po' di... Fai movimento. È la quinta ripresa. Titolo europeo dei pesi gallo sul ring di Olbia con Maludrottu che, per quanto mi riguarda, è in parità dopo le prime quattro riprese con il campione Patrak. Patrak che sta adesso aspettando l'iniziativa di Maludrottu, a segno con il jab, poi il destro e il sinistro. Ancora con il gancio sinistro, il destro poi di Maludrottu e di nuovo con il sinistro. Questa è una buona fase davvero per lo sfidante italiano. Il destro, bello di Maludrottu. Prova il montante destro, è molto molto convinto e deciso. Qui peccato che non siano entrati questi colpi perché era rimasto fermo Patrak. Grandi colpi dalla corta distanza al centro del ring, grandi nel senso di determinazione, scambi anche duri. Sicuramente Maludrottu sta dimostrando che c'è assolutamente, a livello di personalità proprio non si sta tirando minimamente indietro, anzi. Se è possibile è Patrak che sta soffrendo il confronto. Qui Maludrottu sta facendo qualcosa di davvero molto buono. Ancora con il jab. E poi comunque i colpi dell'avversario si infrangono sulla sua guardia. Adesso per un attimo ha cambiato anche guardia. Questo è un round tutto di marca Maludrottu. Ancora con il gancio destro. Tornato in guardia normale adesso.
Infatti Patrak proprio non ha mai avuto un momento suo in questo round. Ancora l'1-2, sinistro e destro. A vuoto Patrak. Molto, molto bravo anche a coprirsi. Peccato questo destro a vuoto, ma è andato a vuoto anche Patrak. Ha sbagliato molto il francese finora in questo round, ma in generale nell'incontro. Ed è in vantaggio per la prima volta Maludrottu, a mio modo di vedere. Patrak si rende conto delle difficoltà che deve affrontare. Qui rivediamo ancora. Questo è il round comunque dove la differenza tra i due è più marcata, senza ombra di dubbio. Siamo alla sesta ripresa delle 12 previste per il titolo europeo dei Gallo tra il campione in carica Patrak e lo sfidante proprio di Olbia, Maludrottu, con il jab, il beniamino di casa. Ancora il corto gancio sinistro, poi il destro con Patrak che cerca di sfogarsi. Buono il sinistro, poi a due mani Patrak. Adesso qualche colpo lo mette. Buona partenza in questo round per Patrak. Adesso dalla corta distanza cerca di far partire il destro e poi il montante sinistro Maludrottu. Si incrociano. Bella sfida, davvero un bel match. Molta intensità, un buon destro d'incontro di Maludrottu. Ha provato il montante destro Patrak. Tanti colpi portati in questa ripresa. Ancora con il destro Maludrottu. Qualche rischio in più l'ha corso sicuramente in questo round. Ancora l'1-2 di Patrak che però subisce la reazione. Un destro e poi un sinistro di Maludrottu. Il sinistro ancora del sardo. A due mani con colpi diretti Patrak. Una furia. Ti manca ancora un minuto alla fine del sesto round. Non hanno mai rifiatato in questo round. Il migliore, montante destro di Patrak. Ha cambiato guardia Maludrottu, poi interviene l'arbitro per chiedere ai due di stare attenti a non venire a contatto con la testa. Gancio sinistro di Patrak. Qui Maludrottu riesce a tenere a distanza il campione. Corto gancio sinistro. Adesso richiama per Patrak che ha affondato anche il gomito. Per un attimo rischia di finire addosso all'arbitro Maludrottu. Non ne ha approfittato per fortuna Patrak. È il round migliore del match.